Si svolgerà sabato prossimo presso la libreria Mondadori di Gela un seminario di pedagogia clinica. Intanto che cos'è la pedagogia clinica e che cosa studia? Rientra tra le professioni di aiuto alla persona e si rivolge alla persona da un punto di vista olistico, nel senso di completezza, di pienezza, di totalità, vede la persona nella sua totalità. Infatti la pedagogia clinica proprio non si rivolge come comunemente si potrebbe pensare a quella che è solo ed esclusivamente l'aspetto relativo all'infanzia o comunque ai minori, ma proprio l'aggettivo clinico sta a indicare quello che è l'obiettivo principale appunto di questa nuova scienza, che è proprio il portare appunto la persona, intesa essa come minore, così come adulto o anche anziano, ha quella che è proprio una possibilità, cioè dà la possibilità alla persona stessa, dal minore all'adulto, passando appunto per l'anziano, di trovare da sé quelle che sono le proprie potenzialità. Quindi la pedagogia clinica stimola proprio quelle che sono le potenzialità della persona stessa, le potenzialità che possono aiutare la persona appunto a uscire dalle situazioni di difficoltà che possiamo trovare tutti nella nostra vita. Recentemente i documenti che sono stati prodotti dal nostro Ministro della Pubblica Istruzione parla molto di BES, quindi di soggetti che hanno dei bisogni educativi speciali, si parla di DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, ma poi si parla anche di lifelong learning, per cui ecco, c'è questa crescita che in realtà è questo apprendimento che dura per tutta la vita. La pedagogia clinica proprio si rivolge anche a questi aspetti e attraverso queste difficoltà sostanzialmente, che possono essere per esempio le difficoltà appunto dell'apprendimento, e tant'è che con metodi e tecniche propri della disciplina della scienza appunto pedagogico-clinica si aiutano anche in questo caso, come per esempio nel caso dei BES o nel caso dei DSA, il minore cioè si accompagna sostanzialmente, si creano quei percorsi individualizzati propri per aiutare comunque sia a proprio migliorare queste che sono le difficoltà appunto che si possono riscontrare nel caso di BES o comunque DSA. L'aspetto del lifelong learning è importante ed è proprio quello a cui si ispira sostanzialmente la pedagogia clinica, proprio come evoluzione della persona nel corso della sua vita.